Buongiorno a tutti. Good morning everyone. Eccoci. Allora, sappiamo che era i americani. Era un po' di tempo, era un po' di tempo che Tamara ci preparava a questo momento. For a little while, Tammy. It's not a little while. Has been preparing this morning. Okay. E siamo veramente veramente contenti di avere qua un Magic Team, il Magic Team di Mihai e Tamara. We are so so excited to have this Magic Team, un squadra di magica, di magia, with us this morning. E è bellissimo poter condividere quello che per noi è la domenica mattina, il arrivare davanti a Cristo con voi, che vivete come noi questo sentimento. So it's just a really, it's an honor to be together and be before the Lord together this morning in worship. So you're welcome and we're going to worship together. E vi preghiamo di sentirmi veramente a vostro agio, a casa vostra, come veramente foste dall'altra parte del mare, nel Mediterraneo, ovunque voi veniate. E voglio cominciare questa domenica mattina dicendo quello che diciamo spesso, ma che ancora una volta, stamattina ancora di più, è importante. Ossia di sentirvi completamente liberi della libertà veramente che il Signore ci dà quando siamo davanti a Lui. So I'm just going to do that last part. So we really want you to feel free and feel at home to worship God with us in this first one, to really feel the freedom that we have and we know in Jesus. In questa chiesa c'è estrema libertà, se volete alzarvi, volete ballare, volete cantare, rimanere seduti, volete inginocchiarvi, sentitevi veramente liberi davanti al Signore. E il primo inno che andremo a cantare proprio dice questo, che davanti al Signore e nel suo amore c'è una libertà che proviene dal fatto che siamo figli suoi. So in this church you should feel very free to move, to get up, to praise God in the way that you are most comfortable. We really want you to feel at home with us. This first song we're going to sing is Who Am I? I am who God says I am. And you probably know it, but it says especially that we have freedom today and we were living in slavery, but Jesus died and set us free. E la cosa bella è che non solo Lui ci ha scelti, singolarmente noi, ma anche noi a quel punto abbiamo scelto Lui come il re della nostra vita. E quindi veramente veniamo supportati, sostenuti da Lui nel nostro percorso. E questo ci rende liberi. So it makes us free because we've chosen, not only has God chosen us and made us, but we've chosen Jesus as well. And in that choosing, we are free. Let's sing together. Mi salvò il suo amore.
Signore, ma quello che sarà realmente quando la vedremo è tutt'altra cosa. Signore, ti vogliamo ringraziare perché tutti questi benefici sono costati la tua vita, Gesù. Hai sparso il sangue, ti è costata la croce, che è tanto, tanto, tanto dolore, Signore. Vieni chiamato l'uomo di dolore. Signore, grazie, ma adesso sei il nostro Dio della gioia. Ti ringraziamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Il prossimo inno lo cantiamo in inglese, ma c'è a fianco la traduzione in italiano, che come voi sapete può essere cantata tranquillamente, perché abbiamo proprio deciso di far sì che questo inno possa essere cantato in tutte e due le lingue. Questo è un altro segno veramente dell'unione. Non siamo vittime di una lingua, non siamo vittime dell'altra, ma siamo liberi nel cantarlo insieme, anche se molto spesso non ci capiamo, ma così almeno possiamo veramente lodare il Signore insieme. So we have this hymn that
we're going to sing in English together, so we're counting on you. But we also translated this into Italian, so you'll see both of those, and we can. It's because we wanted this to be a song we can sing together. So, and express our freedom in Christ as we do in our own languages. So follow us in English. Also, you have Italian on the screen. Anche se non lo sento ti muovi, non smetti mai, non smetti mai, mio Dio, non smetti mai, non smetti mai, mio Dio. Anche se non lo vedo ti muovi, anche se non lo sento ti muovi, non smetti mai, non smetti mai, mio Dio.
smetti mai, non smetti mai, mio Dio. Tu sei miracoloso, apri il cammino, luce nel buio, mio Dio, questo è chi tu sei. Tu sei fedele, miracoloso, apri il cammino, luce nel buio, mio Dio, questo è chi tu Signore, sei veramente il punto focale della nostra vita. My Lord, you are really the focal point of our life. Ci sentiamo veramente che prepari il cammino davanti a noi. And we know and feel that you are really preparing the way in front of us. Non serve che nel momento della difficoltà ci aggrappiamo a te. It's not just that in the middle of the difficulties of life that we think of you or understand you, know you. Perché sappiamo benissimo che sei tu che ti aggrappi a noi e ci risollevi. And we know perfectly well that it's you who are reaching out to us and lifting us to you. E anche se non ti vediamo, anche se lì per lì sembriamo davvero sprofondare nelle sabbie mobili, even when we don't see you and we feel unmovable and we can't move and know our way ahead, sappiamo che tu stai già lavorando per portarci fuori e portarci alla vita. And we know that you are already working to carry us forward and bring us towards you. Signore, fa che la nostra fede non vacilli nel momento della difficoltà. So, God, we have this faith, and even in the midst of difficulties. E veramente, vienici in soccorso nel momento in cui abbiamo difficoltà, perché abbiamo fede che tu sia sempre lì con la mano tesa. So be our way in moments that are difficult in this life. Amen. Amen. Continuiamo. Questa mattina abbiamo cominciato a dire che ci renderai liberi, Padre. Questa libertà che a volte la nostra vita pensavamo, quindi di conoscerti, fosse libero, ti faccio che si vuole, ti farò ogni cosa senza importanza. Ma non era così, eravamo schiavi di quella libertà che non ci apparteneva. Ma oggi, Signore, tu dici vi farò liberi, ma liberi veramente. Se tu che figli vi farà liberi, sarete veramente liberi. E la libertà è la libertà che tu ci dai incondizionata, Signore, una libertà senza fine. Signore, diciamo grazie questa mattina, grazie per questa libertà. Grazie che abbiamo conosciuto e oggi vivi nel nostro cuore, nella nostra vita, nella nostra mente. Siamo liberi, Signore. In Cristo Gesù. Grazie, Padre, per questa benedizione. Grazie per questo privilegio. Grazie che tu ci hai scelti. Non siamo noi che abbiamo scelto te, tu hai scelto noi, Signore. Perciò ti diciamo, Signore, benedici ognuno di noi questa mattina. Fortifica la nostra vita, incoraggiaci, giorno dopo giorno. Grazie Padre, nel nome di Gesù, benedetto e eterno, amen. Amen. Chiedo ad Aida se può proiettare la prima strofa del prossimo inno e a Tamara se lo vuoi tradurre. Oh, ok. So this is the first verse of the next song that we're going to sing, and I'll tell you what it says. It says,
pull me close to you, dear Father. I don't want anything but you. And your life is inside of me. And my time is yours, Lord. And your peace, O God, reigns in me.
tra le genti, canterò lodi a te fra le nazioni. Poiché grande è il tuo amor, e sei grande su nei cieli, la tua fedeltà fino alle nuvole. Il prossimo inno è un inno che conosciamo molto bene in italiano, quindi qualcuno magari se lo sa lo può cantare anche in italiano, poi ci sarà una strofa in italiano successivamente, da controllare. So this song we also know very so well in Italian, we sing it quite often, but we're going to sing in English together first, and then also some of it will happen in Italian. Thank you.
God. Sei un grande Dio nelle nostre vite. You're the great God of our lives. Cambi veramente le nostre vite. You change our lives. Nel momento in cui decidiamo di dedicare la nostra vita a te. So we want to dedicate our lives again to you. Tu arrivi, intervieni e ci trasformi. You come, you intervene and you bring us to you. Stamattina, Signore, vogliamo veramente ringraziarti e dirti che sei il re della nostra vita. Amen. We want to thank you again this morning that you really are the king of our lives. Non c'è niente che ci possa legare a questo mondo, non c'è poi niente che ci possa rendere schiavi. We can't add anything to that. We can't do anything else but call you king. Perché tu sei veramente morto per noi, sei veramente venuto sulla terra per noi e ci hai veramente salvato. You came to the earth for us, to save us. Signore, sei veramente tutto per noi e non possiamo che dichiarare che questa verità, questo nostro sentimento è quello che ci rende i tuoi figli e vogliamo continuare così, dichiarando il tuo amore nella nostra vita. We want to continue in this way,
knowing that we are your sons and daughters, and we want to give our lives to you. Amen. Amen. Esteso già nello spirito le tue risposte per coloro che stanno attendendo delle risposte da te. Grazie per la tua fedeltà, grazie perché sei fedele. Noi possiamo essere fedeli solo perché tu sei fedele e possiamo dichiarare con fiducia la tua fedeltà, il tuo amore per noi, le tue risposte che sono sì e amen. Le tue risposte sono l'autorità del cielo sulla terra. Ciò vogliamo dichiarare veramente che tu hai tutto il bene, hai tutto l'amore, hai preparato ogni risposta. Grazie Gesù, perché non ci hai lasciato nell'incertezza, ma ci hai dato una risposta piena di autorità. Amen. E piena di amore per noi. Grazie Signore, benedico lo Spirito Santo. Amen. Che possa veramente aleggiare in questa stanza, che possa sentirsi libero di poter parlare, di poter dichiarare le parole da parte tua. Amen. Grazie mille di essere rimaste con noi fino ad adesso, sia qui in sala che laggiù nella scatoletta magica. Laggiù. Per noi Mihai e Tamara sono persone molto importanti. Okay. For us, Mihai and Tammy are really special people. Yes. Sì, è vero. E siamo così felici di avere loro. We're so happy to have them. E quindi anche voi. And also including you. Perché sappiamo se molti dei vostri nomi già li conosciamo. We know most of your names. Yeah. E sappiamo per bocca di Mihai e Tamara. And we know of you, and we know you from the mouths of Tammy and Mihai. E sappiamo quanto li sostenete e supportate. And we know how much you support them and you sustain them. E anche sopportate. Oh, and all those suffer with them. Okay. I don't need to translate everything. Okay. Per cui davvero, davvero benvenuti. So che ci sono collegate diverse persone e saluto tutti. In particolare saluterò. So I really want to welcome and greet everyone, especially some people who are here and on the screen. E non dirò tutti i loro nomi, citerò solo una coppia. There's one couple especially. Di persone che anche quelle sono molto vicine al nostro cuore. And also this couple is very close to us in our hearts. E non hanno nessuna difficoltà a capire l'inglese perché si collegano dal Galles. They don't have any trouble understanding English because they collect from Dallas. They're connected from Dallas. Galles. From Galgas. Wales. Wales. Oh. Steve and Mary Coates, yes. Oh, Wales. We Hello. Also have it. Wales, it's, you know, on the corner, but we have it. There's no place called Galgas, but okay. Wales. All right. Così. E saranno contenti di sapere che in sala ci sono altri confratelli gallesi, Welsh. Oh, and also we have someone in our church, Isa, who has some Wales family. I didn't know that. Wow. Yes. Welcome. I've been asking. Okay, per cui grazie mille, grazie di essere stati con noi con questo periodo di lode. Thank you for this time of worship. E adesso abbiamo chiesto a questo gruppo di amici se qualcuno veniva e ci parlava per conto di Dio. So we asked somebody from this group to come and talk with us and share God's word. L'onore e il peso è toccato a Ralph. And so the weight and the honor has landed on Ralph, our brother. E siamo veramente desiderosi di sentire quello che Dio ha preparato per noi oggi. And so this is where we asked him to prepare something that God has actually prepared for us today.
Signore, ti prego per Ralph. God, I pray for Ralph. Ti prego per le parole che tu gli darai. I pray for the word that you will give us. Le parole che lui ha già in mente. The word that you give lightly, oh, that you're his mind. E gli appunti e lo studio che ha fatto per arrivare qua stamattina. And also for the preparation and study that sì, he has done. Vogliamo sentire veramente la tua voce. And it will be really your word. Sì, vogliamo che ci cambi. And it will change us. Ci insegni. It will, you will teach us. E ci guidi per il resto della giornata e della settimana. And you'll lead us through the rest of the week. Amen. Amen. Thank you. Grazie. You know, I am impressed with the energy. Sorry. Italian worship. Sono impressionato. Sorry, I'm not checking your pockets, but. Hey. It's and it's for later on. It's for the offering time. Get okay. Your. Okay. Are we on? You are. We are. Again, I'm impressed with the energy in Italian worship. I think it makes us who worship in English look pretty weak. Sono stato veramente impressionato dall'energia che c'è nella lode dei nostri amici italiani e credo che questo faccia sembrare la nostra lode in inglese un pochino deboluccia. Yeah. Though I obviously didn't understand a lot of the words we were singing. Certo, non ho capito un sacco delle parole che cantavamo. I could watch this brother and see how much this worship time meant. Ma guardavo questo fratello qua e attraverso guardando lui mi sono reso conto di quanto impatto avesse questo tempo di lode. And I could listen to this sister who was behind me. E poi ascoltavo questa sorella che era dietro di me. And realize how much this worship time means. Anche ascoltando lei mi sono reso conto dell'impatto che ha questo tempo di lode. You lifted me up. Mi avete veramente incoraggiato. Sono venuto su insieme a voi. My favorite gospel is the gospel of John. Il mio Vangelo preferito, non ho difficoltà a dirlo, è il Vangelo di Giovanni. You know this, it's unique in the gospels. Nei Vangeli. In that it's built more around the signs and the I am statements of Jesus. È qualcosa di unico ed è costruito più sui segni, più quello che vediamo da Dio, che degli altri Vangeli. So it's easy to understand why 1 John is one of my favorite letters. E sulla base di questo è facile capire come mai che la prima Giovanni è una delle mie lettere preferite. And in 1 John, John communicates again and again and again his heart for those he's writing to. E nella prima Giovanni appunto comunica ancora quello che è sul suo cuore, lo vuole dire a tutti. At least 15 times or more he refers to them as my dear children. E almeno 15 volte si riferisce a loro come miei cari figlioli. But in parallel to this and even more important, e in parallelo a questo e forse anche più importante, he's emphasizing that they're not only dear to him, they are the children of God. E sottolinea che non sono solo cari al suo cuore, ma che loro sono i figli di Dio. So we read these words in chapter 3, the first two verses. E lo leggiamo nei primi due versetti del capitolo 3. La prima lettera di Giovanni, capitolo 3, i primi due versetti. Shall I read? 3, chapter 1. See what great love the Father has lavished on us. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre. That we should be called children of God. Dandoci di essere chiamati figli di Dio. And that is what we are. E tali siamo. It's not just he calls us children of God, he says that is what we are. Non è che si limita a chiamarci figli di Dio, lo siamo davvero. So we're not just the people he writes to are not his dear children, but children of our Father. E così la gente a cui scrive non sono solo i suoi figliuoli amati. Sono figli di Dio. But undergirding all of this throughout this whole letter is an emphasis on the fact of who our Father is. Ma c'è una grossa enfasi su chi il nostro Padre sia. Questa enfasi scorre lungo tutta la lettera. So we as his children can understand and rest in this lavish love. E quindi noi suoi figli possiamo capire e anche riposarci, rilassarci in questo amore così incredibile. So let's just kind of
note a few things about our Father, e così mi piace... as He is to us as His children. Mi piacerebbe notare con voi stamattina alcune delle cose, diciamo, alcune delle distinzioni del nostro Padre e di quello che fa noi suoi figli. First of all, He is a pursuing Father. Lui è un padre che si occupa. He's always taking the initiative to come to us, to draw us to Himself. È lui che prende l'iniziativa di venire da noi e portarci verso di lui. We read this in chapter 4, verse 10. Al capitolo 4, versetto 10, leggiamo. This is love. E in questo è l'amore, nella sua versione, questo è l'amore. Not that we loved God, but that He loved us. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. And sent His Son as an atoning sacrifice. E ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Se abbiamo una relazione con lui, non è perché noi abbiamo cercato lui. He has pursued us. Ma è lui che ha cercato noi. Verse 19. We love because he first loved us. E allo stesso capitolo 4, versetto 19 dice: noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Our heavenly Father is a pursuing Father. Sì, always. Una delle caratteristiche del nostro Padre celeste è di essere un Padre celeste che appunto che si sporge verso di noi, che ci cerca. Been so from the beginning of the book. E lo è stato fin dall'inizio di questo libro. Adam and Eve, as they disobeyed God. Adamo ed Eva quando hanno disubbidito Dio. Are ashamed, they're hiding. Erano si vergognavano, si nascondevano. And then these words. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God. E poi l'uomo e la donna sentirono il suono di Dio, del Dio onnipotente. As he was walking in the cool of the day. Mentre lui camminava, passeggiava nel fresco della fine giornata. Toward them. Verso di loro. Seeking them. Cercandoli. Pursuing them. Cercandoli attivamente. Throughout Scripture, from the beginning of the book to the end, is a story of God's, our Father's, pursuing heart. E guardate che tutta la Bibbia, dall'inizio alla fine, è la storia di questo Dio e del suo cuore che ci cerca. The most familiar Psalm, Psalm 23. È uno dei salmi più conosciuti, il Salmo 23. The Lord is my shepherd. Il Signore è il mio pastore. Shepherds pursue sheep. Sheep don't pursue shepherds. E nel caso di pastore e pecore, non sono le pecore che cercano il pastore, ma il pastore che cerca le pecore. Scripture says all we like sheep have gone astray. We're not pursuers. E noi, dice la scrittura, siamo come pecore disperse dalla natura, non siamo noi che cerchiamo. But our heavenly Father, the shepherd, is always pursuing us to be his children. Ma il divino pastore, il Dio onnipotente, è lui che ci cerca, è lui che ci cerca per far di noi suoi figli. And then at the very end of the psalm we read this. E poi alla fine dello stesso salmo leggiamo: surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Sicuramente il tuo amore e la tua benignità mi seguiranno in tutti i giorni della mia vita. All the days of our life he is pursuing us by his love. Tutti i giorni della mia vita lui ci cerca attraverso il suo amore. Each of us in this room this morning. E ognuno di noi qui stamattina. Are those who are watching us by video. E inclusi voi che ci guardate laggiù. Is a testimony of God's pursuing love. Voi siete anche una testimonianza dell'amore di Dio, l'amore che cerca. We are here this morning because God has pursued you. Sì, se sei qua stamattina è perché Dio ti ha cercato. Whether you're here as a senior saint. Say it again. A senior older saint. Oh, I thought I understood, but I didn't want to be rude. Okay. Okay. All right. Sia che tu sia un cristiano, diciamo, con molta esperienza. Are sort of a young follower of Christ. Oppure un seguace giovane di Cristo. Or maybe you are yet on a journey to come to faith in Christ. O forse non è neanche ancora iniziato, o appena iniziato il tuo viaggio verso la fede in Cristo. Look around this room just a moment. Guardati in giro. Just look around. Guardati in giro, dai. Dai un'occhiata. Everybody you see is a testimony to the fact that our Father pursues us. Tutti quelli che vedi sono la testimonianza del fatto che il Padre ci cerca. It's not that we loved God and sought him.
No, non è che noi amiamo Dio e lo cerchiamo. He has loved us. No, lui ha amato noi e lui ci ha cercato. Part of his lavish love for us is he is pursuing us, even this morning. In effetti una parte di questo amore senza limiti che lui ha per noi si vede proprio nel fatto che ci ha cercato anche stamattina. I think a second expression I see in this letter of his lavish love. E una seconda espressione che trovo in questa lettera di questo amore senza limiti. As he has given us this book. È che lui ci ha dato questo libro. He has given his word to teach us. Lui ci ha dato la sua parola per insegnarci. Guide us. Guidarci. Feed us. Nutrirci. Strengthen us. Rinforzarci. And so much more. E tante altre cose. As I prepared this message, I just read through this letter again a couple more times, the whole letter. E devo dire che mentre preparavo questo messaggio di stamattina, ho letto questa lettera un paio di volte dall'inizio alla fine. And I'm just impressed with the richness for time and eternity that's in this book. E sono rimasto veramente impressionato dalla ricchezza valida oggi e in eternità che si trova in questo libro. So I read chapter 5, verse 3. E così vi leggo al capitolo 5, versetto 3. In fact, this is love for God to keep his commandments. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti. And his commandments are not burdensome. E i suoi comandamenti non sono gravosi. His commandments are not heavy and to weigh us down. Sì, i suoi comandamenti non sono pesanti, non sono fatti per schiacciarci. But his commandments are life-giving. Ma i suoi comandamenti sono sorgente di vita. Back in Deuteronomy chapter 4 and the following chapters. E se torniamo indietro a Deuteronomio capitolo 4 e comunque anche i capitoli seguenti, Moses is reminding the people before they go into the promised land of God's promises to them. E qua Mosè ricorda alla gente le promesse che Dio ha fatto loro prima che entrino nella terra promessa. One of the verses is this in Deuteronomy 4:8. E in Deuteronomio 4:8 leggiamo questo versetto che adesso vi cito. Hear his words as they're about to go into this land. Sono lì che stanno per andare nella terra promessa. What other nation is so great? Quale altra nazione è così grande? As to have such righteous decrees and laws. Che abbia norme e leggi giuste e sante come le nostre. As this body of laws I'm setting before you today. Quanto questo set di leggi che vi sto dando adesso, oggi. They're going into a land of, in a sense, great nations. E in effetti si stanno spostando verso una terra, diciamo, di grandi nazioni, di nazioni potenti. But he's reminding them how great they are because they have God's word. Ma lui è lì che ricorda loro quanto loro sono grandi perché vanno insieme alla parola di Dio. I think of Jeremiah's heartfelt cry about God's word. E penso davvero che anche Geremia abbia avuto un'esperienza molto diversa per quanto riguarda la parola di Dio. Jeremiah is called the weeping prophet. Sapete benissimo che Geremia è chiamato il profeta che si lamenta, che piange. So he speaks in very difficult times. E effettivamente Geremia si è trovato a parlare in tempi molto difficili. So here is Jeremiah's expression about God's word to him. E sentite cosa dice Geremia, come si esprime Geremia sulla parola di Dio per lui. When your words came to me, quando le tue parole vennero a me, I ate them. Le ho mangiate. They were my joy and my heart's delight. Sono state la mia gioia e il piacere del mio cuore. For each of us, per tutti noi, as in our own life situations, as his God, as his word comes to us. E in qualunque situazione di vita stiamo attraversando, quando le parole di Dio ci arrivano. May we eat them. Che siamo in, take them in. Possiamo essere in grado di mangiarle. Embrace them. Dai, le abbracciamo, le afferriamo. And they become the joy e and my heart's delight. E diventano la mia gioia e il piacere del mio cuore, God, e anche il tuo. God's lavish love, he's a pursuing father and he's given us his word. Sì, what? Perché nel suo amore incredibile, Dio è un Dio che ci cerca e cercandoci
ci ha dato la sua parola. What nation is so great? What people are so great as his children? Quale altra nazione, quale altra gente, si chiede, è grande come i suoi figli? Let me tell you a little spiritual discipline I've done for many years. Ma vi voglio raccontare di un piccolo esercizio spirituale che ho fatto nel corso degli anni. I became a follower of Christ in my freshman year of university. Il primo anno di università è lì che ho conosciuto Dio e sono diventato cristiano. That was 1962. Era nel 1962. So this past March was 60 years ago. E così marzo scorso è 60 anni che seguo Gesù. I'm pretty old, aren't I? Well, I'm 62. But I'm 60. That's it. But somehow or another, early on as a believer, I began this little discipline. Ma mi ricordo che avevo proprio appena iniziato come credente, ho cominciato questo esercizio. And this may help someone here to take in and eat God's word. E magari aiuterà qualcuno di voi a mettersi lì e poter veramente mangiare la parola di Dio. I read the word. Leggo la parola, lessi, ho cominciato a leggere la parola. And I read it slowly. E l'ho letta lentamente. I'm not trying to hurry through the scriptures. Non è che ho fretta di finire di leggere le scritture. I read the word to listen. Le leggo per ascoltarle. What is God saying to me? Che cosa sta dicendo Dio a me? And when he speaks, e quando lui parla, his word does come to us. La sua parola effettivamente ci arriva. When he speaks, I want to stop there and reflect. E quando mi parla, quando lui parla, io vorrei fermarmi un po' lì e pensarci su. I want to take a moment and really listen to, maybe eat the word. Vorrei prendermi un momento per ascoltarla bene, per mangiare questa parola. And then, e poi, not every morning, but often then, I record in a journal what he has said to me. No, non tutte le mattine, ma di tanto in tanto ho scritto in un diario quello che lui mi diceva. I read slowly, leggo lentamente, then reflect when he speaks, poi rifletto su quello che lui mi dice, and then record in a journal what he has said to me. E poi scrivo su un diario quello che mi ha detto. And I find that by that I take in the word, this gift. E sì, ho trovato che in questo modo io incamero la parola, il suo dono per me. So God's lavish love, our Father's lavish love. L'amore incredibile, sconfinato di Dio, di nostro Padre. He's a pursuing Father, even right now. È un Dio che cerca anche adesso. And He's given us His word. E ci ha dato la sua parola. Don't neglect it. Non ignorarla. Follow Jeremiah's example. Seguiamo questi esempi. Just one other thing I see about our Father. There's so many things in this letter. Ci sono così tante cose in questa lettera che parlano del nostro Padre, ma una di quelle che ho visto, un'altra di quelle che ho visto. He is a Father who is attentive to our cry for mercy and help in time of need. Lui è un padre che sta attento alle nostre richieste di pietà, di aiuto, di pace. Back in Deuteronomy 4 again. E se torniamo a Deuteronomio 4. Where Moses is reminding them of who they are before they go into this land. Quando Mosè sta ricordando loro chi sono prima che entrino in questa terra promessa. So he says this. E dice questo. What other nation? Quale altra nazione? Is so great as to have their gods near them. Quale altra nazione? Quale altra gente così grande da avere il suo Dio insieme a loro? The way the Lord our God is near us. Whenever we pray to him. Il modo in cui Dio, il nostro Dio, è vicino a noi quando lo preghiamo. Think about that. What other people are so great? Quale altra gente è così grande? Quale altro popolo è così grande? As this nation, but even more so as his children of God today. Come questa nazione, ma ancora di più come i suoi figli oggi. To have the Lord our God, our Father near us when we pray. Che ha il suo Dio, il suo Padre vicino a noi quando preghiamo. But actually, as we read in 1 John, it's even more than near us. Ma effettivamente se torniamo a Prima Giovanni ci rendiamo conto che non è tipo solo vicino a noi. 1 John 4:4. Perché Prima Giovanni 4:4. You dear children, there again John's love for them. You dear children are from God and have overcome them, enemies.
Because the one who is in you, not just with you or near you, but the one who is in you is greater than the one who's in the world. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti. Qua si riferisce a dei nemici di cui si è parlato prima. Perché colui che è in voi, non solo vicino, non da quelle parti, dentro, all'interno, in voi, è più grande di colui che è nel mondo. Moses' words again: what nation is so great to have their God near them when they pray? Il concetto che deriva da quale altra nazione è così grande da avere loro Dio vicino a loro quando lo pregano? How much more significant for us as His children this morning, not only to have Him near us. E ancora più significativo per noi, Suoi figli, qui stamattina, è che non è solo vicino a noi. He is in us. È dentro di noi, è in noi. And we are in Him. E noi siamo in Lui. And we are in the Father's lavish. Love. E noi tutti siamo contenuti dall'amore senza limiti, dall'amore caldo di Dio. By His presence in us, He is attentive to our cries for mercy. E attraverso la Sua presenza in noi, è così che Lui è attento alle nostre richieste di pietà. Crying out for help in time of need, He is in us. Gridando per ricevere aiuto in tempi di bisogno, e Lui è lì. To strengthen us in our journeys. Per rinforzarci nel viaggio che stiamo compiendo. This is our Father's lavish love. Questo è l'essenza dell'amore incredibile di Dio. I think of two verses from Psalms that speak to me about calling on Him. Vorrei citarvi altri due versetti che sono nei Salmi, che mi dicono qualcosa su questo rivolgersi a Dio. Psalm 121, 1 and 2. Per esempio, il Salmo 121, versetti 1 e 2. I lift up my eyes to the mountains. Io alzo gli occhi ai monti. Where does my help come from? Da dove mi verrà l'aiuto? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. For me personally, when I have had a need and I pray, personalmente quando mi sono trovato in un momento di bisogno e ho pregato, I'm impressed that I'm not talking to someone who just sort of weak and incapable. My help comes from the Lord. Mi sono reso conto, sono impressionato dal fatto che non è che chiedo aiuto a qualcuno che è debole, traballante. No, lo chiedo al Signore, the maker of heaven and earth. Colui che ha fatto il cielo e la terra. Seems to me He can help me with my personal need. E credo davvero che un Dio così mi possa aiutare nei miei bisogni personali. I just say I'm reminded of that many times when I have a sense of need. Lord, wow. E così vi assicuro che me lo ricordo quando ho bisogno di qualcosa, la prima cosa che faccio è mi rivolgo da queste parti. And then these words from Psalm 116, 1 and 2. E poi vi volevo citare anche il Salmo 116, sempre i versetti 1 e 2. I love the Lord for He has heard my voice. Io amo il Signore perché ha ascoltato la mia voce. Again, He has loved us first, we simply respond. I love the Lord because He has heard my voice. Io amo il Signore perché ha udito la mia voce, ha ascoltato la mia voce. Lui per primo. He heard my cry for mercy. Le mie suppliche. And because He turned His ear to me. Perché ha teso l'orecchio verso di me. I will call on Him as long as I live. E io lo invocherò finché campo, tutta la mia vita. And His lavish love, He is attentive to our cries for mercy and need for help. In questo suo amore sconfinato, Lui è attento alle nostre suppliche, alle nostre richieste di pietà e a noi quando esprimiamo i nostri bisogni. Our Father's lavish love. Questo è l'amore sconfinato di Dio. He's not miserly. Non è qualcosa che possa essere rinchiuso, misurato, limitato. 2 weeks ago from this Sunday, due settimane fa, a partire da contate da oggi, in the States was Father's Day. Negli Stati Uniti era il giorno del padre. Apparently it's also in the UK, that's
Father's Day. I don't know, I'm sure about other countries that are referenced. Sono sicuro che succede anche nel Regno Unito e forse anche in altre nazioni. So I ask myself the question, does Italy have a Father's Day? Nominally. And so you can correct me. Thank you. You can correct me afterwards if this isn't right. But she's my wife, so she's right. Oh yes. Amen. Amen. She is right. So I looked online. E così ho guardato online. And saw that Italy has a Father's Day on March 19th. E mi sono reso conto che anche l'Italia ha un Dio del Padre il 19. Right? See, I'm getting the thumbs up over there. That's what counts. The rest of you don't count. And if I got it right, that's the day or coincides with the day St. Joseph's Day. E se ho capito bene, sì, è un giorno che coincide anche con la festa di San Giuseppe. So it's a day that Joseph as Jesus' earthly, not birth father, but earthly father is honored. E anche il giorno in cui Giuseppe, in quanto padre terrestre, indiretto, come sappiamo, di Gesù, è onorato. So in Italy, that's Father's Day. E così è il giorno del padre, il giorno del papà forse si chiama. But it occurs to me that whenever we celebrate or however we celebrate Father's Day. E così mi è venuto in mente che comunque, dovunque onoriamo, festeggiamo il giorno del padre. That every Sunday for the children of God. Effettivamente ogni domenica per i figli di Dio. Is Father's Day. È il giorno del padre. When we come together. Quando ci riuniamo, worship our Father, quando lodiamo il nostro Padre, give thanks to our Father, lo ringraziamo, sit at his feet to hear his word, e ci sediamo ai suoi piedi per ascoltare quello che lui ha da dirci, lift our prayers to our Father, innalziamo le nostre preghiere al nostro Padre, rest in his lavish love for us. E ci riposiamo in questo amore sconfinato che lui ha per noi. Every Sunday could be called Father's Day. Ogni domenica potrebbe essere chiamata il giorno del padre. So maybe we could close this message this way. E così forse possiamo concludere questo messaggio in questo modo. Because obviously on Father's Day you just greet fathers. Perché ovviamente nel giorno del padre chi si saluta, chi si onora? I padri. But we're all his children, and so maybe we could greet one another with. Ma siamo anche tutti suoi figlioli, quindi possiamo salutarci gli uni gli altri. With happy Father's Day. Dicendoci felice giorno del padre. So why don't we do that? Let's just turn around, greet one another with happy Father's Day. Felice giorno del papà, felice giorno del padre. Ti puoi girare e dirlo a chiunque. Hey. Happy Father's Day. We are his children. Felice giorno del padre. We are his children. Siamo suoi figlioli. And we rest in the lavish love of our Father. E ci riposiamo nell'amore sterminato che Dio ha per noi, che il nostro Padre ha per noi. Amen. Grazie. A questo punto direi che chi serve la Santa Cena lo può fare. Minuscolo di vino.
se qualcuno che non beve vino puoi solo appena appena bagnarti le labbra. So even if you don't drink wine, you can just put it on your lips. E nessuno si offenderà e neanche Dio. Nobody will be offended. Neither will God if you don't drink wine. E, ok. Il pane e il vino sono il segno, il simbolo. The bread and the wine are the symbols. Of the sacrifice that Jesus did for us. And actually, it's the sign of the love that we talked about just today. And they say that, and Jesus said that, no one takes my life. I'm the one that gives it. And so this is God's incredible project of love and mercy that he has for us. E così, per cui stamattina noi ci dotiamo di questo pezzettino di pane, questo goccino di vino, e lo puoi fare anche tu là, una scatolina magica. And so if you're doing this on the magic screen, you also have something in front of you that you can take with us. Tra qualche istante lo prendiamo insieme, possiamo far passare anche qualche istante di silenzio e pace. So we're going to take it all together, but also enjoying some moments of peace and silence. Dopodiché raccoglieremo, concluderemo con un canto. And then we'll conclude with a song. E ci sarà qualche annuncio. And then there'll be some announcements. Pochi secondi di stacco. And then there are a few seconds of just stop. E poi concluderemo, diciamo, con il nostro momento di preghiera. And then we conclude each week with a moment of prayer together after we finish. Un paio di argomenti specifici. And we have a few things that we pray about specifically in that time. Numero 60. Scelto me, salvandomi, grazia e speranza io posso avere, giustizia eterna e vita nuova. O Padre, tu hai scelto me dal mio peccato e
scelto me, tu hai scelto me, tu hai scelto me, salvandomi, grazia e speranza io posso aver, giustizia eterna e vita nuova, oh Padre tu hai scelto. Yeah.
you again. Così puoi portare questi materiali qua in chiesa. Because we want you to bring these things here to the church. In sacchetti un po' organizzati. But please organize them in sacks. Così li ammucchiamo nella stanzetta e poi li consegniamo a questa associazione. Because we're putting them in this little room behind us, and then we can send them. As we know, traveling at this time is a little bit difficult, not even a little. So what's happening is a lot of flights are either canceled or very, very late, which we've all experienced in this week. Esatto, negli ultimi giorni abbiamo avuto con noi Samer Nardin, Jasmine e Nada. So we've had some friends with us in these last few last week or so, Egyptian friends who are Samer and Nardin and their daughters. E dovevano ritornare domani a Pittsburgh. So they were supposed to return to Pittsburgh tomorrow. Ma invece hanno spostato l'aereo a oggi. But then ieri o oggi. Their flight was changed to today. Adesso. And right now. Per cui ci tenevano tantissimo a essere anche questa seconda domenica insieme a noi. So we were really counting on them being here for this second week with us. Ma invece no. But they're not. Per cui ci tengono in particolar modo a salutare tutti. So they just really want to greet everyone. Talmente tanto. And really, really a lot they want to. Talmente tanto che ci hanno mandato un video. So much that they've sent us a video. Penso girato in aeroporto. So probably they're going around the airport. Ok, e ci salutano. And they want to greet us. And here it comes. There. Eccoci nello check-in. Ciao famiglia nostra, ci dispiace tanto che la compagnia aerea ci ha tolto la domenica con voi. Vi abbracciamo e a presto. A prestissimo. Alla prossima. Ciao, grazie. They're sending us a hug and I'll see us soon. Ok, una famiglia che amiamo davvero tanto. We just really love this family. Ma anche voi. Well as you, yeah. Ok. Grazie. Ora qualche istante di stacco per ufficialmente dire è finito il culto, facciamo un'altra cosa. So we're gonna, this is the end of the service, so we're gonna before we do something else. Esatto, uno stacco. Yeah, we have like a break. Brevissimo, pochi secondi, ma se qualcuno si deve alzare e uscire, ora è il momento di farlo. If you want to get up and leave, now's your chance. I mean your time. Ok? Dopodiché passeremo qualche istante di preghiera insieme. And then we'll do some prayer together. We'll have some moments of prayer together. But this is the break between.